Buon pomeriggio e benvenuti a questo nostro solito appuntamento con le storie che ci aiutano a tenere l'anima, lo spirito in movimento, altrimenti in questo periodo specialmente c'è il rischio che la nostra anima si incomincia a un po' a insonnacchiare. E quindi queste storie ci aiutano a porci delle domande e anche a saper dare delle risposte. Bene, parliamo oggi addirittura di una principessa, una figlia di re, che si chiamava Seila. Seila era la figlia del re di Bukhara. Era una ragazzina felice e spensierata, anche un po' capricciosetta, accontentata sempre in tutto e per tutto dai genitori e dalla corte reale. Ma un brutto giorno i mongoli feroci invasero Bukhara e misero a fuoco e depredarono tutta la città. Seila fuggì da sola, vestita da servetta da cucina. Camminò per i campi e i boschi finché arrivò nella città di Tustahar. Ora era orfana, povera e senza parenti. Seila pianse tutte le sue lacrime, ma quando ebbe fame si rifiutò di chiedere l'elemosina. Cominciò a cercare un lavoro. Sembravano tutti lavori molto faticosi e duri, soprattutto per una ex principessa che aveva le manine delicate. Si rassegnò tuttavia a vivere presso un mercante di canapa. La canapa è quella cosa che serve per fare le corde. Questo mercante insegnò alla principessa a filare e a intrecciare robuste corde, in cambio di vitto e alloggio, cioè poteva mangiare e dormire sotto un tetto. I mesi trascorrevano lenti, la principessa lavorava dall'alba al tramonto per intrecciare le rudi fibre che le graffiavano le mani e le sue gambe delicate. Le prime corde che Seila aveva confezionato si erano miseramente lacerate al primo strappo, ma giorno dopo giorno la ragazza era diventata sempre più abile e le sue corde erano diventate famose in tutto il paese. Dopo 5 anni, gli Arkam, un popolo ancora peggio dei mongoli, invasero il paese e Seila fu costretta nuovamente a fuggire, riuscendo infine a trovare un rifugio in una città chiamata Pekuang. Qui però nessuno aveva bisogno di fabbricanti di corde e la povera Seila fu costretta a lavorare presso un tessitore di teli che le insegnò il mestiere e la mise al lavoro in cambio di un misero salario. Confezionare teli dalla trama fitta su un pesante telaio costringeva la povera Seila a un grande sforzo. Alla sera i suoi occhi bruciavano e la sua schiena era dolorante, ma ben presto i suoi teli erano ricercati da tutti i mercanti della nazione. Trascorsero altri 5 anni, non del tutto felici, perché la giovane, pensando al passato, rimpiangeva la corte dove lei era nata. Ma le sue sventure non erano finite, poiché i Chiam invasero il territorio mettendo tutto a ferro e fuoco. E in quel periodo chi si svegliava prima faceva la guerra a quell'altro e quindi purtroppo la nostra ragazza fu fatta prigioniera questa volta, non riuscì a fuggire. Venne venduta nella lontana isola di Sittan a un fabbricante di pali, che, insegnatole il mestiere, la mise a lavorare giorno e notte, pretendendo da lei risultati sempre migliori. Trascorsero altri 3 anni. Un brutto giorno la nave che trasportava i pali, il fabbricante stesso, e Seila venne catturata dai pirati, che vendettero la ragazza al maestro di palazzo dell'imperatore della lontanissima Qin, misteriosa e sconosciuta.
Seila fu mandata a lavorare come sguattera nelle cucine imperiali. La ragazza riandava spesso col pensiero alle sue tristi vicende, ai pericoli affrontati, soprattutto pensava ai lavori snervanti, indegni di una figlia di re che aveva dovuto fare. Ho faticato tanto per imparare cose inutili che non mi servono a niente, si lamentava. Pensate che tristezza, insomma. Non solo era povera, ma pensava anche che ciò che aveva imparato non servisse a nulla. Ma all'improvviso capitò un fatto. Il figlio dell'imperatore si ammalò di un male gravissimo. Giorno dopo giorno il giovane principe si spegneva senza che i più grandi medici dell'impero potessero trovare un rimedio. Infine, un grande saggio, vecchio e di provata esperienza, consultando libri antichi, testi stranieri, le stelle, gli oracoli, mio nonno, il vicino di casa, sentenziò: il principe potrà guarire completamente se verrà posto per 3 giorni sotto una tenda rizzata nel centro del giardino imperiale. Ma, ahimè, nell'impero di Qin non si erano mai viste tende e nessuno sapeva fabbricarne una, né fare i pali necessari, né i teli, né le corde che avrebbero fatto da tiranti. L'imperatore allora promise la metà dei suoi possedimenti a chi avrebbe fabbricato la tenda. Nessuno si presentò, ma quando la notizia giunse nelle cucine imperiali, Seila chiese udienza all'imperatore. Mio signore, io ti farò la tenda, sono capace. Ordina ai tuoi servi di portarmi quello che gli dirò. Chiarirai. L'imperatore diede ordine ai suoi di fornire a Seila quanto le era necessario. In poco tempo, mettendo a frutto le conoscenze acquisite nel passato con i pali, le corde e i teli, la ragazza fu in grado di rizzare nel giardino imperiale la più bella tenda che si fosse mai vista. Così il principe guarì, sposò la ragazza, che diventata poi imperatrice, insegnò, attenti, insegnò ai suoi figli a non lamentarsi mai di ciò che l'esperienza di ogni giorno insegnava loro. Vi è piaciuta questa storia? Spero di sì. Però io vorrei lasciarvi qualche domanda. Prima di tutto, che cosa pensava la principessa delle cose che lei aveva imparato? E poi, voi, che cosa pensate delle cose che imparate ogni giorno? C'è qualche cosa secondo voi che non vi servirà mai? Bene, parliamone. Mandatemi un messaggio, scrivete un commento. Genitori, voi che per primi leggete questa storia, aiutate i vostri bambini con queste domande, che sono importanti. Bene, spero di ricevere tanti messaggi questa sera, domani, dopodomani, quando vi pare. Ciao a tutti, ci vediamo domani.